Portatori di luce dell'alveare, con tanto di spettri. Avrei dovuto aspettarmelo. Ma come? Ora viviamo in un nuovo paradigma, guardiana, dove i confini diventano sempre più labili. Specialmente tra cosa è giusto e cosa è sbagliato. Se fossi stata al tuo posto, onestamente non so davvero cosa avrei fatto. Ma non serve a nulla rimuginarci. Valutiamo ciò che sappiamo. Ho visto che hai raccolto un indizio per strada, che potrebbe spiegare perché Savathun è tornata insieme a Marte. Secondo la telemetria del tuo spettro, quel frammento emana le stesse vibrazioni della reliquia della piramide. Anch'essa tornata per caso insieme a Marte. Vai a dare un'occhiata, ti spiegherò di più al tuo ritorno. Ok. Allora, Ikora è turbata dalle notizie sull'alveare lucente e vuole, vuole risposte, ma prima di chiedere di recarti alle reliquie, quello che stavo dicendo adesso. Ok, quindi dobbiamo prendere questo. Indaga. Ti auguro di trovare ciò che cerchi. E quello ce l'ho già. Ok, perfetto. Andiamo. Purtroppo Xavier è... non so per quale motivo hanno avuto problemi con chi è di PlayStation, con PlayStation 4 e non PlayStation 5. Oh, la forgia. Da quando è ricomparso. Non può esserci sfuggito proprio questo. È certamente una cosa. Sì, questa è la forgia. Questa è la nuova forgia. Dove si creano le armi. Guarda con tutte le, tutti i cazzi così sul muro, dei pezzi, di armi. Minchia. E qua c'è la luce, perché qua siamo pervalsi, cioè siamo pieni di luce qua. Reagisci qua, daga. Enigma. Questa sarebbe la nuova arma che c'è da fare in questa stagione. Del DLC, scusa. E una lancia. Esci con le reliquie dell'enclave su Marte. Ok, interagiamo. Forgia o riforgia? Forgia, vediamo cosa ci fa fare. Ecco, Enigma. 1382, mica mi viene il panico a vedere sti numeri alti. Ok, se ci schiacciamo sopra. Qua, quindi ci configurano la caratteristica dell'Enigma scegliendo tra le opzioni disponibili. Per iniziare inserisci una intrinseca. Ok, quindi qua è prestabilita. Ah, qua puoi decidere che perché farli montare sopra. Quindi riduce notevolmente agitata, riduce la durata dello scudo. Sì, una dei due. Quello l'ho già scelto. Quello è, purtroppo qua devi scegliere perché. Quindi qua invece sceglierò aumenta la durata dello scudo, aumenta leggermente la velocità di ricarica e riduce la gittata. Preferisco questa, che è molto più utile. Si ricarica più rapidamente quando carichi, quando il caricatore è vuoto. E aumenta notevolmente, aumenta notevolmente il caricatore e riduce notevolmente la velocità di ricarica. Questo, preferisco avere più munizioni.
Questo purtroppo ha solo uno, non possiamo scegliere. Che parare i danni con lo scudo aumenta la velocità di movimento finché non abbassi lo scudo. Ok. Questo ricarica dopo un'uccisione aumentando i danni inflitti. Aumenta i danni inflitti, ok. Questo sarebbe buono, se no sconfigge l'avversario rapidamente attiva la rigenerazione della salute. Guardiani e combattenti potenti contano come più... No, questo. Ok, il memento sono beni di consumo facoltativi che sostituiscono contatori ed elementi cosmetici unici. Acquisisci il memento completando le attività a difficoltà elevata. Ok, quindi non lo possiamo avere adesso. Si seleziona qua. Ah, dobbiamo tenere premuto. E si crea. Arma forte. Arma forgiata, che arma forgiata? Che cazzo leggo? Oh. Aspetta. Eh sì, quindi adesso quando voi creerete un'arma, signori miei, vi dirà il livello dell'arma, ok? Che nel momento sarà livello 1, il giorno in cui l'avete creata, quindi noi l'abbiamo creata il 22/02, quindi così capirete quando è stata creata quest'arma. Vieni qui, interagisci qua. Vediamo un po'. Allora, ora puoi forgiare riforgiare le armi usando la reliquia su... La reliquia su Marte. L'attivazione della reliquia ha risvegliato le armi risonanti in tutto il sistema. Usa le armi con risonanza della pista profonda per ottenere da esse i materiali risonanti. I materiali risonanti servono a migliorare l'arma che hai forgiato o a forgiare o a forgiarne di nuove. Con queste nuove informazioni torna ad Ikora nell'enclave su Marte. Ok. Io mi lamentavo perché ora abbiamo ben due misteri da risolvere. E tu giungi qui con una rivelazione dopo l'altra. Quindi la reliquia ha prodotto uno schema completo da un singolo frammento. Come se tu plasmassi quell'arma a partire dal suo stesso ricordo. Il che corrisponde alle distorsioni su tutto il pianeta, ferite da cui il passato gocciola nel presente. In qualche modo la reliquia manipola il tempo. Con il giusto tramite, naturalmente, che Savathun pare avesse. Ma è riuscita a usare la reliquia? E per cosa? Le domande si accumulano. Sembra che le risposte siano sepolte nel trono mondo di Savathun. Mi serve che qualcuno vada a riesumarle. Guardiana, te la sentiresti di lavorare con gli occulti? Prendiamola. Ancora ho saputo da Zavanna di un incontro sull'imperatrice Kaiaton che si terrà nell'hangar della torre. Insieme al messaggio c'era anche un oggetto, una strana lancia di fattura Cabal. Ikora ti consegna la lancia, ma ti ricorda che prima di incontrare Zavala la precedenza deve andare alla perlustrazione del trono mondo. Completa la missione di investigazione per continuare la campagna della regina dei sussurri. Eris dice che i trono mondi sono regni del pensiero, costruiti secondo i desideri di chi li crea. Suppongo che Savathun volesse un trono mondo fatto interamente di luce. Qui tutto ne è impregnato. Ciò che mi sembra strano è che qui lei è vulnerabile. Perché lasciarci entrare così? Ci serve un indizio su come abbia fatto a rubare la luce. Qua. Ma? Cos'è sta roba? Aspetta. Cos'è che fa? Cosa mi vedi fare?
vai. Ok, io adesso lascio lo spettro, vai. Visto che figata. Però i miei purtroppo sono spettri della merda. Non dovresti essere qui. I guardiani non sono al sicuro in un posto come questo. Chi parla? Beh, è un'informazione riservata a chi deve saperlo. E voi non dovete saperlo. Andatevene prima che sabato nei suoi scagnozzi luminosi si accorgano della vostra presenza. Sei con l'avanguardia? Ehi, l'abbiamo perso. Posso seguire il segnale. Ogni indizio è buono quando non se ne ha nessuno. Torniamo indietro. Devo. Ah, con la... Siamo no. Bloccati. Niente, sto scherzando. L'energia psichica laggiù. Ce n'è più di una. What the fuck? Ma come hai fatto? Hai creato quelle piattaforme praticamente dal nulla. Piattaforme? Ah. Interagisci con questo? Infatti, ah, sono queste. Parkour. Cristo. Ok, lo rifaccio. Vai, fallo tu. Voilà. Parkour. Parkour. Ok. Ah, ok, pensavo che non si apriva più, ho detto bene. Perfetto. Ti aspetto. Molto scena horror. Poi cosa c'è? Oh, anche di qua si può andare. Di qua. Senza volere ci stavo andando giusto. La mia curiosità. Occhio. Much too much. Ok. Se state qua sono molto inquietanti. Oh, abbiamo rigirato la zona. Inculatevi! Prostratevi davanti a re e regina di questo regno. Farlocchi farabutti. Siete in agitazione, l'alveare. Proprio per questo vi ho detto di andarvene. Cosa sai dell'alveare che utilizza la luce? È per questo che siete qui. Questo dobbiamo saperlo. Bello. Va bene. Ok, non dovrei farlo, ma vediamoci fuori dalla fortezza. Mi raccomando la discrezione, però, va bene? Mi piace sta persona. Mi raccomando però la discrezione. Hai capito te che figata? Sì, ma vabbè. Enorme intendo come mappa. La paura era che fosse piccola come mappa, invece è enorme. Cosa stiamo guardando adesso qua? Me la sento e ti punisco. Minchia, ha fatto male non poco. Puoi fare il corpo, guarda. Visto? Con la lancia. Yikes. Mi è esploso a me addosso una falena. Falenante. Cercando di aprire la porta. Dobbiamo stare a conquistare.
qua. Mamma, che brutta persona. Porta aperta, andiamo. Io. Run, run. Detto tra me e te, non credo che il tipo con cui abbiamo parlato lavori per l'avanguardia. Potrebbe essere un agente ribelle degli occulti o un guardiano perduto. Si sono fermato. Tu con quella mottina. Vedo degli infami. Bandiera. Non vanno da nessuna parte senza che qualcuno li guidi. No, sono i nove, vero? C'hanno tutti i motivi per lamentarsi. Dai tu da mangiare. Ah! Ok, la risolviamo io e te così, 1v1. Ti fa diventare rossi, ma non so come mai questa cosa. Ancora alveare che brandisce la luce. Attenzione, guardiamo. Oh, questa. Guarda quanto cazzo fa male. Sei costretto a fare da vicino, ma tipo l'impaglia allora. Ok. Oh cazzo, è vero, me la sono dimenticata. Ero convinto che... perché cazzo, sta roba è una nuova meccanica che neanche ci pensi. No, per me è la G. Si è aperto. Yikes. Din 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 din. Jackpot. Credo mi abituerò mai a vedere degli spettri al servizio dell'albergo. Tutti gli spettri sono stati creati dopo il crollo. Il viaggiatore ci ha liberati poco prima di assopirsi. Questi spettri hanno avuto migliaia di opportunità di scegliersi un guardiano e invece hanno evitato l'umanità a favore del nostro nemico. Non posso perdonarlo. Devi andare avanti. Oh, questa è la zona interessante adesso. La tutta devastata. Bello strano. Tu ci hai portato qui. Lasciatemi spiegare. No, povero Cristo.